Abbiamo in linea il direttore Marcello Sabatini da Bologna, poi continueremo con quello che lei sta per dire. Pronto direttore? Pronto, buonasera. Buonasera direttore, come lei ha già avuto modo di vedere, le ho inviato qualche fax con ciò che abbiamo preparato a Telespazio. Volevamo il suo contributo su questa iniziativa di carattere regionale, stante la sua esperienza di ex direttore di Autosprint, di Rombo e ideatore del Motor Show, secondo lei dove possiamo arrivare con queste nostre intenzioni? Ah, ma dove potete arrivare lo sapete voi e soprattutto i praticanti calabresi. Non è un momento felice per l'automobilismo extra Formula 1, questo è un dato di fatto. Probabilmente solo dalle linfe locali c'è speranza di ritrovare uno spazio. Io sento che hai preparato una trasmissione anche molto istituzionale e questo è un vantaggio da un certo punto di vista, perché forse trovi meno avversari nelle istituzioni di quanto a volte capita altrove. Una cosa è certa, io purtroppo non ho più molta speranza nell'automobilismo gestito dal centro, soprattutto per le attività cosiddette minori, che una volta erano quelle prevaricanti. Adesso non lo so, dipende dai... Voi la propaganda la state facendo, vi ripromettete molto anche perché cominciate dal basso. Le prospettive, ti giuro, non lo so dire, anche perché io sono rimasto un po' male recentemente, perché da alcuni mesi alla presidenza della CSAI c'è il figlio di Ferrari e io avevo creduto molto in questo, perché per la prima volta la CSAI ritrovava un presidente che non pretendeva lustro dalla poltrona, ma la portava lui indirettamente col nome che rappresenta. Mi sono accorto con la vicenda napoletana che questo non è molto semplice, perché certe burocratizzazioni stanno uccidendo di nuovo l'automobilismo ai livelli che sono più importanti, perché la Formula 1 è una vetrina, tutto il resto è quello che conta, quindi, come dovrebbe servire in Calabria. Quindi diciamo, direttore, che in pratica il nostro tentativo è di riportare lo sport automobilistico a dimensione di base, ecco, di base per far godere base. Perfetto direttore, comunque avviso tutti i presenti e i nostri telespettatori che il direttore Marcello Sabatini da Bologna ci fornirà nel corso della stagione le sue opinioni con una scheda, per cui direttore per il momento non diciamo altro, io la ringrazio moltissimo insieme a tutti gli ospiti che sono nello studio, quindi a risentirci nella prima puntata e via dicendo. Le auguro tanto a tutti e buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie.